Ciao mister, volevo sapere intanto se è d'accordo nel definire il Catania la sorpresa in negativo di questo avvio di campionato. Sorpresa, sicuramente loro sono rimasti sorpresi, però insomma, l'anno scorso hanno fatto non bene, benissimo. Ogni stagione ha una sua storia e non lo so il perché, il per come, credo che... però adesso sono lì. Quindi quello che si legge è una partita importantissima, perché credo che sia così, quindi difficoltà aumentano, però sorpresa una sorpresa, sicuramente non si aspettavano, credo loro, dopo la stagione bellissima che hanno fatto lo scorso anno, insomma, anche perché insomma, non è che abbiano cambiato tantissimo, a parte qualche giocatore, insomma, però adesso sono lì e quindi devono fare di tutto per uscirne e domani insomma, si legge che insomma, sarà una partita molto, molto difficile. E vogliono vincere. Le difficoltà maggiori di questo match ambientali o anche il Catania comunque è una buona squadra, ci sono delle assenze anche importanti, questo è vero. Ma qualche partita, io ho visto almeno 7-8 partite le ultime, insomma, non è che ha girato neanche benissimo, quindi come ho detto sicuramente è un po' bugiarda, credo che 9 punti siano pochissimi. Recuperano i giocatori importanti, quello che si legge Barrientos, insomma Taxidi si rientra, sembra anche Berghesio, adesso non lo so se questo è vero o meno, però insomma diversi giocatori al rientro, quindi faranno di tutto per essere, perché credo che ci tengano insomma essere al 100% dal punto di vista tecnico, quindi tutti i giocatori importanti che hanno, anche Isco credo, quindi stanno facendo di tutto, quindi è perché ci tengono tanto. Alla classica domanda chi toglieresti al Catania, forse questa volta la risposta la sappiamo anche noi. No, ma ti riferivi a Tac, sì. Ma no, sono contento di vederlo innanzitutto, quindi rientra. Per noi è stato un giocatore importante, per me l'anno che ha fatto qui benissimo, quindi non lo so, insomma, sono tanti giocatori, ti ripeto, Barrientos che rientra, forse Berghese è un giocatore io. Dal punto di vista offensivo più importante ancora di Tac, quindi non lo so, indipendentemente, ha detto prima Luca, il movimento ambientale sarà per difficile perché vogliono vincere a tutti i costi e quando ti devi salvare devi fare 20 punti in casa, quindi devono sfruttare al massimo e quindi è una partita difficile. A parte Serigliano, hai tutti a posto? No, abbiamo Giorginio che rimane a casa perché ha avuto la febbre 2 giorni, poi è un po' faticato, quindi rimane a casa Gonzales che anche lui giovedì ha avuto un piccolo affaticamento, e poi è squalificato, Jankovic ancora, Serigliano e quindi qualche problemino, non solo gli altri ce l'hanno, ce l'abbiamo anche noi, ecco. Temo il Catania perché insomma voglio dire reagire a una classifica in questo momento non molto positiva, quindi per forza devono trovare punti in casa e quindi questa è un'occasione importante per loro, poi una squadra che ha valori tecnici importanti, anche se adesso una classifica tra virgolette è questa, quindi devi attingere a tutte le energie positive, ambientali, tecniche e quant'altro, quindi sappiamo, oltre a saperlo mi auguro di essere, che siamo pronti, anche perché sicuramente sarà una partita dura, difficile, e dobbiamo esserci su tutti gli aspetti. Mister, senza Giorginio, che di fatto hai avuto sempre in questo campionato, a cui difficilmente hai rinunciato anche quando magari dicevi magari un po' stanco, com'è, così, che tipo di squadra ti aspetti, considerato che non hai uno dei tuoi giocatori più importanti, per quello che ha detto il rendimento di questi personaggi? Beh, che si può sostituire Giorginio, quindi abbiamo altri giocatori con altre caratteristiche, quello che mi auguro insomma, che non venga meno lo spirito di squadra, lo spirito di sacrificio che dobbiamo sicuramente migliorare, soprattutto fuori casa. Hai meno, comunque, non talento, però magari meno inventiva, meno la giocata a metà campo, forse la velocità di giocata, insomma, stai pensando anche a queste questioni, indipendentemente poi dall'essere squadra e da tutto, beh, insomma, cambia un po', è chiaro. Ti ho detto che, insomma, le caratteristiche un po' cambiano,
è che non giochiamo se mancano giocatori con caratteristiche come Giorgio o tanti altri, dobbiamo fare altre cose, però quello che abbiamo sempre puntato comunque è lo spirito, l'idea di squadra, credo che non debba ma non manca. Possono cambiare un po' le caratteristiche degli interpreti, però credo che sia importante lo spirito, soprattutto in queste partite, che dal punto di vista ambientale anche devi essere pronto, quindi magari avremo meno cose, magari pensiamo di averne più dal punto di vista proprio del carattere. Questo cambio d'orario? Per fortuna si gioca a Catania, mi viene da dire, a Catania ci sono 17-18 gradi. No, un pochettino, però credo che tutto sommato a noi non è che... Sì, rientrerò un po' più tardi, però non è che cambi più di tanto. Ecco, io la vedo molto, molto serenamente, almeno anche noi l'abbiamo vissuta molto serenamente e basta. Romulo, basso a destra, ti aveva soddisfatto? Molto. Che abbia fatto una grande partita. Sì. Il fatto sì. Che ti manchi Jorginho può anche modificare un po' i tuoi piani? Oppure, vabbè, rientra cacciatore, quindi è scontato anche il ritorno di Fabrizio? Ma Romulo, ti ho detto, può giocare in diversi ruoli, mi piacciono i giocatori così universali e adesso non so se ritorna lì o si alza o si abbassa, però insomma sicuramente recuperiamo Fabrizio, che nel ruolo specifico sicuramente è più adatto, ha giocato di più, quindi ha recuperato, quindi mi auguro stia bene. Ecco. E poi ho detto manca Gonzales. Quindi lì l'alternativa è appunto Moras e Marquez, Bianchetti vi ha recuperato. Insomma, lì nella zona centrale abbiamo diverse scelte. In mezzo al campo invece mister è più Donati o Donadai, visto appunto l'assenza di Jorginho? Ma vediamo adesso, però siamo 50-50, sono allenati bene, Marco può giocare anche dentro interno, quindi però insomma. Non credo che sia lì, ripeto sempre, dobbiamo giocare di squadra indipendentemente che possono cambiare un po' le caratteristiche dei giocatori che possono giocare, quindi giocatori affidabilissimi e quindi non ci sono problemi. Come in attacco immagino nessun problema, ballottaggio Gomez-Martinho per una maglia da titolare? Ma Gomez-Martinho anche Turbe, credo che insomma aveva fatto meno bene di quello che ha fatto che aveva fatto a Firenze, vediamo. Possiamo giocare anche diversamente, abbiamo visto, abbiamo provato e adesso vediamo anche un po' che tipo di partita vorranno giocare loro. Ecco. Leggevo sui siti dei tifosi del Catania molte critiche proprio alla scelta di prendere Taxidis e di lasciare andare uno come Lodi. Cosa può essere successo? Cioè, forse ci aspettavano un giocatore con caratteristiche simili, sono invece due centrocampisti diversi, come immagino. Ma quando si prende un giocatore come Tacci, cioè bisogna sapere le caratteristiche, però molto credo che sia influenzato dall'andamento della squadra in generale, quindi un po' come credo che sia successo lo scorso a Roma, ragazzo buttato lì, credo che ha visto tante partite, magari non sbagliava mai e poi sbagliava una palla e veniva subissato, sicuramente anche lui si deve fare le sue esperienze, a Roma è una cosa. A Catania credo che adesso si paghi anche un po', ripeto, l'andamento della squadra, quindi si è tutti un po' coinvolti, lui altrettanto, anche perché insomma Lodi è stato un giocatore importante per quell'ambiente, però credo che insomma per parlare del ragazzo credo che gli serva anche a lui questa esperienza. Ecco. Mister, scusa, io sono venuto qualche tempo fa quando avevi parlato all'Associazione Allenatori, quando parlavi un po' del tuo calcio, no? Giusto per collegarmi a quello che diceva Luca, tu hai detto mi piacerebbe avere sempre un castello davanti alla difesa, insomma i due centrali più il Taxidis di turno, comunque un perno davanti alla difesa e partire da lì. Il fatto che ci sia stato molto turnover comunque in quelle posizioni, a parte Maietta, perché poi per contingenze varie, infortuni, indisponibilità, si è molto variato anche a metà campo, è un punto di forza questo oppure la vedi come, non dico una carenza, ma come qualcosa che ti è venuto meno in quella parte del campo? Magari dici mi aspetto sempre uno davanti alla difesa, mi aspetto sempre i due difensori centrali che siano quelli, ecco questo. No, vabbè, magari,
cioè, noi abbiamo tante alternative, tanti giocatori, quindi al di là dei principi di gioco, di quello che uno vuole, poi insomma sono i momenti, le situazioni di gioco, ci sono i momenti individuali di giocatori che fai giocare in quei ruoli lì, quindi tante cose possono cambiare, variare anche nel momento, quindi un giocatore sta meglio di un altro, insomma, infortuni come giustamente detto te. Ma noi lì in mezzo, di là di qualche errore così, però abbiamo sempre avuto abbastanza scelta, e anche adesso che siamo con Gonzales abbiamo recuperato anche Bianchetti, che è stato fermo un po', poi abbiamo può giocare anche Albertazzi, bisogna giocare a tre, insomma, indipendentemente credo che i giocatori abbiano le conoscenze per poter giocare anche diversamente, quindi al di là dei principi come vuoi il castello meno, poi credo che lì abbiamo sempre avuto abbastanza scelta anche nel mediano davanti, insomma, Donati, Giorginio, poi ha giocato Siriliano, poi si è fatto male, poi Donadel, possiamo avere altre tante alternative. Quanto è fluito la vittoria del Bentegori contro l'Atalanta per lavorare questa settimana, mister? Beh, io credo che quando si vince si lavora sempre meglio, perché credo che insomma l'umore, tutto passa sicuramente dalla vittoria, quindi vivere bene la settimana influisce molto la vittoria della partita, quindi è normale. Però poi tutto bisogna ricondurlo alla partita che andiamo a giocare, che è completamente ha altre difficoltà. Quindi al di là del modo di lavorare più o meno sereno, credo che insomma, dobbiamo tenere ben presente che domani sarà una partita molto 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 dura, quindi dobbiamo essere pronti su tanti aspetti. Anche perché bisogna invertire questo trend che nelle ultime partite lontano da Bentegodi, insomma, non ha visto certo il Verona portare a casa punti importanti, anzi insomma, le ultime tre partite... Lo so, ma le abbiamo fatte in casa, quindi siamo contenti. Molto, molto, moltissimo, no? Compensa tantissimo. Noi abbiamo fatto tanti punti in casa, fuori, a parte Genova, abbiamo perso con le squadre più forti, quindi ci sta che quasi tutte le squadre perdono con l'Inter, con la Roma, con la Juve, sono trasferte difficili per tutti. Mancano queste due partite, è chiaro che lei è concentrato su quelle domani, ma lei è soddisfatto di questo moltissimo arrivo fino a Natale? Fino adesso moltissimo, mancano ancora due partite a sosta, poi ne abbiamo altre due per la fine dell'andata, siamo stracontenti, contentissimi, però poi nella vita uno non è mai contento, però io credo che bisogna guardare anche un po' indietro, e quindi siamo molto molto contenti.